Paolo Anastasia, il sindaco di Fossalta di Porto Gruaro. Siete l'ultimo comune prima di San Michele al Tagliamento, guardate con interesse a queste elezioni, sindaco. Eh certo, perché comunque è un comune importante del nostro territorio, è un comune dove il centro-sinistra è diviso. Che il centro-sinistra è diviso, come ma mi pare anche il centro-destra, come il centro-destra sì, per cui sette liste che si candidano appunto con una persona per guidare il comune significa che comunque chi vincerà, vincerà con una, diciamo, un consenso popolare modesto. Rischio e questa non è una bella cosa. Rischio frammentazione presente anche negli altri comuni, o meglio, questo virus da San Michele si può propagare anche nelle altre realtà del Veneto orientale? Beh, guardi, adesso troppi personalismi. È troppo presto per dirlo, insomma, vedremo le prossime elezioni amministrative se sarà così. Certo è che il bipolarismo in Italia sta portando a questa situazione, dove invece che il bipolarismo in realtà c'è una presenza molto consistente di liste e di partiti, tale per cui non è che possiamo dire che è stato semplificato il sistema elettorale italiano. Per certi versi questa però è anche l'espressione della volontà dei cittadini di partecipare alla gestione della cosa pubblica con modalità anche diverse di vedere la loro partecipazione e che quindi da questo punto di vista potremmo vederlo come un aspetto positivo. L'augurio è che ci sia governabilità, insomma che San Michele Tagliamento possa, diciamo, avere un'amministrazione per i prossimi 5 anni e non per i prossimi, che ne so, 5 mesi. Ringraziamo dunque Paolo Anastasia, linea alla redazione centrale. Sì.